Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come avrete già letto dal titolo, oggi vi porterò il mio primo tutorial sulla planche. Questo tutorial sarà diviso in più video, poiché vi porterò una vasta gamma di esercizi che partiranno dal livello base fino ad arrivare al livello avanzato. Sarà utile sia a chi vuole iniziare ad approcciare la planche ed è ai primi livelli, sia a chi già sa fare la planche ma vuole masterizzarla a livello di tecnica, pulizia e di forza. Senza altre chiacchiere, andiamo subito a vedere come iniziare. Il primo esercizio in preparazione alla planche è sicuramente il planche sui gomiti. Questo esercizio viene molto sottovalutato poiché non viene eseguito correttamente. Non è il classico plank da palestra dove ci si mette gomito e terra in questa posizione, ok? Il plank sui gomiti nel calisthenics viene svolto con le giuste attivazioni, ok? Perché con le giuste attivazioni ti porta poi a capire come attivarsi nelle varianti più successive, quindi più difficili. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa da imparare è la hollow position, quindi la famosa gobba sulle spalle. Come fare a farla? Posizionatevi come me, se volete anche davanti a uno specchio, in modo tale che riuscite anche a guardarvi. Mettete i gomiti davanti a voi, ok? Da questa posizione spingete le spalle in avanti e automaticamente sentirete anche chiudersi il petto. Quindi spingete in avanti le spalle e sentirete anche il petto che si chiude, quindi che si attiva. Questa posizione adesso la andiamo a fare a terra. Ci mettiamo in plank, adesso non stiamo a guardare la parte dietro che non ci interessa. Quello che ci interessa adesso è fare gobba sulle spalle e seconda cosa, tenere i gomiti in linea con le spalle, almeno per la prima volta che facciamo il plank sui gomiti, ok? In modo tale che capiamo la linea e lo facilitiamo. Le mani stanno parallele davanti a loro, ok? Da questa posizione adesso facciamo quello che abbiamo fatto prima in piedi o davanti allo specchio, come preferite voi. Spostiamo in avanti le spalle e automaticamente sentiremo anche il petto che si attiva. Così abbiamo formato la nostra hollow position. Questa hollow che siamo appena andati a guardare non deve essere una roba esagerata, ok? La gobba sulle spalle non deve essere un movimento sforzato. Andiamo a vedere ora la seconda parte da attivare, ok? Quando facciamo il plank sui gomiti. E si tratta del gluteo e dell'addome. Ci riposizioniamo in plank. Da questa posizione andiamo a spingere in giù i glutei, quindi li stringiamo e li spingiamo verso il basso, quindi automaticamente abbassiamo anche il bacino. Automaticamente sentirete anche l'addome lavorare e questa è la seconda parte dell'attivazione da fare nel plank sui gomiti. Ultima attivazione e non meno importante, più che un'attivazione, una giusta e una corretta posizione, il collo del piede. Il collo dei piedi deve essere appoggiato a terra, ok? Non ci dobbiamo appoggiare sulle punte dei piedi nel plank sui gomiti. Quindi andiamo a fare le giuste attivazioni con calma. Gomiti in linea con le spalle, spingiamo in giù le spalle, così facciamo la hollow position. Strizziamo le chiappe, quindi le spingiamo verso il basso anche i glutei, attivando l'addome. Poggiamo a terra il collo dei piedi, così abbiamo formato il nostro plank sui gomiti. Da notare una cosa importante, le gambe devono essere completamente tese, non ci deve essere una minima flessione delle gambe. Poiché tenendole completamente tese andremo a sentire anche durante il plank sui gomiti tutti i muscoli della gamba anche lavorare. Quindi la corretta posizione del plank sui gomiti è fare tutte queste attivazioni. Il mio consiglio è di raggiungere dai 30 secondi in su questa posizione per poi passare alla variante successiva. Per rendere più difficile il plank sui gomiti ora ci basterà sbilanciarsi leggermente di più in avanti. Questo perché andando più in avanti andremo ad attivare molto di più la parte anteriore delle spalle, quindi il deltoide anteriore. Ci riposizioniamo nel nostro plank sui gomiti, da questa posizione, ok, con le giuste attivazioni che vi ho spiegato prima, ci sbilanciamo leggermente avanti, sempre mantenendo le giuste attivazioni. Sbilanciandoci di più in avanti sentirete lavorare molto di più la parte anteriore delle spalle e questo andrà a condizionarvi ancora di più per le propedeutiche successive. Possiamo passare ora allo step successivo, quindi il plank a braccia tese. Andiamo a vedere come farlo. Le attivazioni sono le stesse del plank sui gomiti, a differenza che adesso lavoriamo braccia tese. Quindi prima cosa posizioniamo i pollici paralleli, quindi le mani a larghezza spalle. Le spalle devono stare in linea con le mani e facciamo le stesse attivazioni del plank sui gomiti, quindi gobba sulle spalle, stringiamo i glutei, attiviamo l'addome e poggiamo il collo dei piedi a terra. Così abbiamo formato il nostro plank a braccia tese. Importantissimo, mi raccomando, in questa posizione le braccia completamente tese. Se lavoriamo con le braccia leggermente piegate, potrebbe non condizionarci bene per poi fare le varianti successive, quindi più difficili, e potremmo essere molto più a rischio di infortuni. Vi consiglio di raggiungere anche questa posizione dai 30 secondi in su.
Ora che abbiamo capito come fare il plank a braccia tese, lo step successivo è molto più semplice e si chiama planche lean. La planche lean cos'è? Non è nient'altro che il plank a braccia tese, ma con uno slittamento in avanti, quindi ci sbilanciamo in avanti. La stessa cosa, se vi ricordate, l'abbiamo fatta anche nel plank sui gomiti, per renderlo più difficile. Ci posizioniamo nel nostro plank a braccia tese, mani sempre a larghezza spalle con i pollici paralleli, le giuste attivazioni che vi ho spiegato. Da questa posizione ci sbilanciamo in avanti. Il mio consiglio è di non sbilanciarvi troppo avanti per le prime volte, perché non siete magari ancora abituati. Bilanciatevi il giusto in avanti affinché riuscite a raggiungere una certa determinata posizione con le giuste attivazioni. Con il tempo, aumentando il secondaggio, riuscirete a sbilanciarvi sempre di più in avanti. Qua però è difficile darvi un giusto secondaggio da raggiungere per poter passare alla variante successiva. La giusta cosa da fare in questa posizione è raggiungere il giusto sbilanciamento, quindi andare sempre di più in avanti mantenendo le giuste attivazioni. Quindi la corretta posizione in teoria del planche lean per poter passare allo step successivo è questa e ve la faccio vedere. Sempre partendo dal plank a braccia tese, ok? Da questa posizione ci sbilanciamo in avanti affinché le mani non stanno sotto il bacino. La stessa planche lean possiamo contemporaneamente allenarla anche sulle paralleline. Quindi posizioniamo le paralleline a larghezza spalle o leggermente poco più. Ci mettiamo nella nostra posizione sbilanciandoci in avanti e facciamo lo stesso lavoro sulle paralleline. Raggiunta questa posizione con le mani che stanno sotto il bacino, se riuscite a tenerla per 15-20 secondi potete passare allo step successivo. Una variante della planche lean che sicuramente vi aiuterà a progredire un sacco è la planche lean rialzata. Io in questo caso ho preso un box che mi permette di avere i piedi in linea con le spalle. Ve la faccio vedere. Ci posizioniamo con le mani a larghezza spalle, poggiamo i piedi sopra il box, sempre poggiando il collo dei piedi per terra, stringiamo i glutei e li spingiamo verso il basso, protrazione sulle spalle e ci sbilanciamo avanti. Così abbiamo formato la nostra planche lean rialzata. Anche qua in questa variante più andremo a sbilanciarci avanti più andremo a coinvolgere la parte delle spalle. Lo stesso lavoro possiamo andare anche a farlo sulle paralleline. Passiamo ora alla frog stand, braccia piegate, e andiamo a vedere come farla. Ci posizioniamo con le mani sempre a larghezza spalle e con i pollici paralleli. Flettiamo leggermente le braccia fino a che la spalla non va in linea con il gomito e appoggiamo i gomiti internamente alle cosce. Ve lo faccio vedere. Mettiamo le mani a larghezza spalle, flettiamo le braccia affinché le spalle vanno in linea con i gomiti, poggiamo i gomiti internamente alle cosce e ci sbilanciamo avanti affinché i piedi non si staccano. Così abbiamo formato la nostra frog stand a braccia piegate. Questo esercizio è anche un esercizio di equilibrio, quindi quello che vi consiglio è, se le prime volte non vi esce, continuate a provarci, perché dovete imparare a giocare anche con le vostre mani a terra. Importante che fate le giuste attivazioni che vi ho spiegato. Contemporaneamente al lavoro a terra possiamo lavorare questo tipo di esercizio anche sulle paralleline. Quindi prendiamo le paralleline, le posizioniamo a larghezza spalle o leggermente poco più, ci mettiamo in mezzo alle paralleline, poggiamo subito internamente i gomiti alle cosce, pieghiamo le braccia affinché le spalle vanno in linea con i gomiti e stacchiamo i piedi. Questa è la frog stand, braccia piegate sulle paralleline. Vi consiglio di raggiungere questa posizione dai 20 secondi in su. Ovviamente il lavoro su paralleline vi risulterà molto più semplice rispetto al lavoro a terra, perché sulle paralleline abbiamo la possibilità di giocare meglio con i nostri polsi. Raggiunto il giusto secondaggio di frog stand a braccia piegate sia a terra che su paralleline, possiamo passare allo step successivo, un pochino più difficile, che è il frog stand a braccia tese. Andiamo a vederlo. La posizione è sempre la stessa, mani a larghezza spalle, pollici paralleli. La differenza è che ora abbiamo le braccia completamente tese, mi raccomando, tese e nemmeno leggermente flesse. Completamente tese. Ci posizioniamo bene, poggiamo sempre i nostri gomiti, la parte alta dei nostri gomiti, internamente alle cosce. Da questa posizione ci sbilanciamo in avanti fino a che non sentiamo che i piedi si staccano. Le prime volte a terra vi risulterà molto più difficile, quindi vi consiglio di continuare a provarci, poiché è anche un esercizio in cui c'è tanto equilibrio. Nel mentre potete utilizzare anche le paralleline, che vi risulterà un po' più semplice. Andiamo a vedere come si fa. Le posizioniamo sempre a larghezza spalle, ci mettiamo internamente alle paralleline, appoggiamo la parte alta dei gomiti internamente alle cosce,
da questa posizione ci sbilanciamo in avanti fino a che i piedi non si staccano. Noi così abbiamo formato il nostro frog stand a braccia tese. Vi consiglio anche qua di raggiungere un buon secondaggio, quindi dai 20 secondi in su. Contemporaneamente a questi esercizi che vi ho mostrato, possiamo cominciare ad aggiungere un esercizio dinamico che è un po' più complesso, prima di approcciare la planche tuck, e sono i planche lean push-up. Io lo divido sempre in due parti. La prima parte da allenare è la parte finale, quindi la parte più bassa. Come allenarla? Semplicemente andando a fare una planche lean ma a braccia piegate. Andiamo a vedere come farla. Ci posizioniamo sempre con le mani larghe tra spalle. In questo caso però andiamo a flettere affinché le spalle vanno in linea con i gomiti, ok? Da questa posizione facciamo collo sulle spalle, facciamo le giuste attivazioni dietro, quindi glutei contratti, addome contratto, collo dei piedi a terra, e noi così abbiamo formato la nostra bent arm planche lean. Bent arm perché abbiamo le braccia piegate. Questa è la parte finale del planche lean push up. Raggiunto un buon secondaggio di questa variante della planche lean, dai 20 secondi in su, possiamo cominciare a permetterci di allenare il planche lean push up, perché questa variante ci ha dato la forza per allenare anche la parte finale mantenendo la nostra hollow position sulle spalle. Andiamo quindi a vedere come si fa un planche lean push up. Ci sbilanciamo leggermente avanti, vi consiglio di non andare troppo avanti le prime volte perché sennò vi risulterà molto più difficile. Da questa posizione manteniamo sempre la corretta attivazione di tutto il corpo, anche la protrazione delle spalle, scendiamo e torniamo su sempre nella stessa posizione iniziale. Lo stesso lavoro potremmo andare anche a fare sulle parallelinee. Facendolo sulle parallelinee intensificheremo di più l'esercizio perché potremo scendere anche molto di più, essendo più rialzati da terra. Posizioniamo sempre in planche lean, da questa posizione facciamo un bel push up profondo e torniamo su. Bene ragazzi, tutti questi esercizi che vi ho mostrato sono le basi per il condizionamento della planche. Io vi consiglio di allenarli almeno 2-3 volte a settimana per velocizzarne maggiormente i progressi. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video con la planche tuck.